Buongiorno e Cristo regni. 13 febbraio, Beato Giacomo da Viterbo, Vescovo. Quando Tommaso d'Aquino fu canonizzato, un teologo agostiniano fece questo elogio. Credo, disse, che il nostro Salvatore abbia inviato in questo mondo per illuminarlo prima l'Apostolo Paolo, poi Agostino e finalmente Fra Tommaso, il quale non avrà uguali fino alla fine dei secoli. Questo teologo era Giacomo da Viterbo, vissuto nel 1200, discendente da una nobile famiglia. Ebbe vivaci polemiche con Tommaso d'Aquino, senza mai trascendere dal campo intellettuale. Entrato nel convento di Sant'Agostino a Viterbo, subito si fece notare per le sue grandi doti intellettuali. Venne perciò mandato a Parigi per approfondire e completare gli studi. Ma l'ordine aveva bisogno di un così grande maestro e nel 1300 fu richiamato a Napoli per dirigere come rettore lo studio generale agostiniano. Il Papa del Tempio Bonifacio VIII lo consacrò vescovo di Benevento. Poi passò come arcivescovo di Napoli, per 5 anni governò la diocesi fino alla morte avvenuta nel 1308. Fu esemplare pastore del gregge, come era stato eccellente maestro.